Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare in pillole. Oggi vediamo una creazione che Tessiland ha voluto inserire sul suo sito www.tessiland.com che riguarda i personaggi 3D. Andiamo a vederli nel dettaglio. Vediamo quindi nel dettaglio i nostri personaggi 3D in panno lenci. Si presentano all'interno di una bustina dove vi è tutto l'occorrente, escluso l'imbottitura, per poter effettuare il vostro personaggio. Apriamone uno e lo vediamo nel dettaglio. Abbiamo, come vedete, due parti che verranno applicate, poi incollate, riempite, che sono il corpo del nostro orsacchiotto. Poi vi è sempre due parti che sono la testa, il muso, eccolo qui, con il nasino. Poi ci mettiamo anche la pancia, i due occhietti che vanno qui, le orecchie e poi le zampine. Tutto questo si può o cucire oppure incollare riempiendo all'interno. Questi personaggi hanno tutte delle forme diverse e io adesso ve li voglio anche presentare. Abbiamo l'ippopotamo, l'orsetto come abbiamo visto prima, il nostro amico koala, e arriva qui trotterellando, ta ta ta, il nostro unicorno, e poi la simpatica Raffa la giraffa. E per non finire, ecco qui, ci sono anche le stelline e i palloncini. Come avete visto, tutto si può realizzare, sia cucito o incollato, e potete certamente abbellire le vostre creazioni, come ad esempio questo. Vedete che è stato creato un fiocco nascita. Dove li possiamo trovare questi nostri personaggi? Andando sul sito, poi applicazioni pannolenci, e lì sotto troverete i personaggi 3D. E quindi con tutti i nostri personaggini 3D che possiamo abbellire tantissime cose, come abbiamo visto prima, io vi chiedo sempre, se vi è piaciuto mettete un like, azionate la campanella, iscrivetevi al canale e sicuramente ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!